Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e lascia un like. Nel cimitero di Greyfriars di Edimburgo in Scozia, si può ancora percepire l'orrore e il terrore che hanno permeato i giorni bui della storia scozzese. Qui si trova l'infame campo di concentramento in cui molte persone, note come Covernators, trovarono la morte. L'area circostante il cimitero, una volta era pregna di un fetore nauseabondo, causato dalle condizioni deplorabili in cui venivano tenuti i detenuti. I Covernators erano sottoposti a feroci abusi, esposti alle intemperie e spesso torturati fino alla morte. I loro corpi venivano sepolti all'interno del cimitero di Greyfriars, luogo di riposo per le anime di coloro che erano passati a miglior vita. Ma anche qui, la pace non sembrava possibile, poiché il cimitero stesso era infestato da fenomeni paranormali. Tra i numerosi luoghi infestati all'interno del cimitero di Greyfriars, la «Tomba Nera» di Sir George Mackenzie sembra essere l'epicentro di attività paranormali. Sir Mackenzie, noto per la sua incrollabile determinazione a perseguitare i Covernators, imprigionò oltre 1200 di loro nella prigione adiacente al cimitero nel 1679, in seguito alla battaglia di Bothwell Bridge. La crudeltà e la brutalità con cui Sir Mackenzie trattò i malcapitati Covernators gli valsero il soprannome di Mackenzie il Sanguinario. La sua tomba, situata nel cuore del cimitero di Greyfriars, emana un'energia oscura e tenebrosa. I visitatori raccontano di strani rumori provenienti dalla tomba, di presunte apparizioni spettrali e di improvvisi sbalzi di temperatura che si avvertono solo in prossimità di essa. La storia di Sir Mackenzie e dei Covernators è inestricabilmente legata al cimitero di Greyfriars, e sembra che le anime tormentate dei perduti trovino ancora qui riparo. I visitatori riferiscono di presenze che li spingono o li toccano, di sensazioni di oppressione e di intensi brividi lungo la schiena. Il cimitero di Greyfriars sembra essere permeato di una presenza soprannaturale, dove il velo tra i vivi e i morti sembra sottile come una semplice membrana. Nonostante la storia oscura e inquietante che circonda il cimitero di Greyfriars, continua ad attrarre numerosi visitatori che sperano di sperimentare un incontro con il soprannaturale. I tour guidati notturni sono diventati popolari, offrendo l'opportunità di avventurarsi tra i sentieri oscuri del cimitero, cercando di accedere a una dimensione al di là del velo della realtà. Il 28 febbraio del 1638, all'interno del cimitero scozzese di Greyfriars, i Covernators, il movimento religioso scozzese che intendeva preservare la dottrina presbiteriana come l'unica del paese, si riunirono per stipulare il patto nazionale, che imponeva di mantenere il loro credo religioso e di contrastare e ribellarsi all'imposizione del cattolicesimo. Durante questo incontro, gli aderenti al patto fecero un giuramento solenne e si impegnarono a difendere la loro fede e a non accettare alcuna forma di oppressione religiosa. Da quel momento in poi, il cimitero di Greyfriars divenne un luogo simbolico per gli scozzesi protestanti, un santuario della loro fede e della loro lotta per la libertà religiosa. Tuttavia, questa sacralità venne turbata nel 1679, quando scoppiò la ribellione dei Covenanters. Durante questo periodo di conflitto religioso, il cimitero di Greyfriars divenne un teatro di scontri sanguinosi tra i Covenanters e le truppe reali. Centinaia di protestanti furono torturati e giustiziati nel tentativo di stroncare il movimento, e molti di loro vennero sepolti nel cimitero. Da quel momento in poi, il cimitero di Greyfriars è diventato famoso per le sue storie di fantasmi e fenomeni paranormali. Molti visitatori hanno raccontato di avvertire strani rumori, voci e presenze nella zona. Alcuni sostengono di aver visto apparizioni di persone in abiti d'epoca, mentre altri dicono di aver sentito gemiti e lamenti provenire dalle tombe. Un fantasma particolarmente famoso è quello di George Bluidy Mackenzie, un noto persecutore dei Covenanters. La sua tomba, conosciuta come il Covenanters Prison, è considerata una delle zone più infestate del cimitero. Si racconta che chi osa avvicinarsi alla tomba di Mackenzie rischia di subire attacchi fisici da parte del suo spirito vendicativo. Nonostante le numerose testimonianze di attività paranormali, il cimitero di Greyfriars è diventato una popolare attrazione turistica. L'interesse per il soprannaturale ha portato molti visitatori curiosi a esplorare il cimitero alla ricerca di incontri con i fantasmi. Sono stati organizzati anche tour guidati notturni per offrire un'esperienza ancora più emotiva ai visitatori desiderosi di scoprire il lato oscuro di Edimburgo.
Tuttavia, alcuni esperti del paranormale avvertono che bisogna comportarsi con rispetto e cautela durante le visite al cimitero di Greyfriars. Questo perché, secondo loro, è possibile aprire porte spirituali e attirare energie negative se non si agisce nel modo giusto. Pertanto, viene consigliato di evitare di danneggiare le tombe, di non interrompere eventuali riti o cerimonie che si svolgono all'interno del cimitero e di evitare comportamenti irrispettosi. Nonostante le controversie e le superstizioni che circondano il cimitero di Greyfriars, non si può negare che sia un luogo di grande importanza storica e culturale per la città di Edimburgo. Oltre alle storie di fantasmi, il cimitero custodisce molti monumenti e tombe interessanti, che raccontano le vicende di importanti personaggi della storia scozzese. I fenomeni misteriosi che hanno coinvolto il cimitero di Greyfriars a Edimburgo hanno inizio alla fine degli anni 90 del secolo scorso. Uno dei casi più noti coinvolge un vagabondo che si avvicina al mausoleo di Sir Mackenzie con l'intento di rubare alcuni oggetti di valore. Tuttavia, mentre si trova all'interno, il pavimento cede improvvisamente e l'uomo rimane intrappolato in un cumulo di ossa. L'uomo viene infine salvato ma racconta di aver avvertito come se le ossa lo stringessero come se fossero animate da una forza misteriosa. Poco tempo dopo questo episodio, una donna incuriosita cerca di guardare all'interno del mausoleo attraverso le inferriate, ma viene spinta violentemente all'indietro dalla stessa forza misteriosa. Sembra che un'entità paranormale cerchi di proteggere la tomba, spingendo via chiunque cerchi di accedervi. Nel 1999, Jay Anderson, con il permesso del comune di Edimburgo, decide di organizzare dei tour all'interno del cimitero di Greyfriars al fine di studiare in modo più approfondito questi fenomeni paranormali. Nel corso di 17 anni, tra il 1990 e il 2007, si verificano oltre 400 attacchi da parte di entità paranormali, molti dei quali lasciano segni fisici visibili sulle persone coinvolte. Gli studi condotti da Jay Anderson registrano anche numerosi suoni inquietanti, come urla e grida. Nel 2000, il reverendo Colin Grant, esorcista di Edimburgo, viene incaricato di eseguire un esorcismo all'interno del cimitero di Greyfriars. La testimonianza rilasciata dal reverendo afferma che le forze maligne presenti erano troppo potenti e che temeva per la propria vita durante il procedimento. Pochi giorni dopo l'esorcismo, il reverendo Colin muore in circostanze misteriose e sul suo corpo vengono trovati segni ignoti che lasciano ancora aperti molti interrogativi. Ogni anno, migliaia di persone visitano il cimitero di Greyfriars per ammirarne l'architettura, per riflettere sulla storia turbolenta della Scozia e, perché no, per cercare un contatto con il soprannaturale. Che si creda o meno nelle storie di fantasmi, questo antico luogo di sepoltura può sicuramente offrire un'esperienza unica e coinvolgente a chiunque si avvicini con rispetto e curiosità.